Domenica 27 giugno 2021 vi parlo dal chiostro dello storico Palazzo Ghibellino in Piazza dei Leoni a Empoli, dove da pochissimi minuti si è conclusa la prima edizione del premio di pittura estemporanea promosso dal gruppo delle arti il Ghibellino di Empoli dal titolo Empoli e il suo territorio. Insieme a me c'è il professor Silvano Salvadori, presidente di questo storico sodalizio artistico toscano che ha compiuto 2 anni fa, mi sembra, quanti anni di attività Silvano? 60 anni di attività, e sarà lui ovviamente a presentare ai telespettatori i componenti della giuria che fino a pochi minuti fa hanno espresso il loro giudizio sulle 35 opere in mostra. C'erano artisti provenienti non solo da tutta la Toscana ma anche da fuori, infatti ha vinto il primo premio un pittore che arriva addirittura da Pinerolo, dal Piemonte, quindi per segnalarvi l'importanza di un premio che aveva un monte premi molto consistente, 500 euro al primo classificato, 300 il secondo e 200 il terzo. Questa è stata anche una delle motivazioni che hanno spinto tanti pittori anche della costa livornese a partecipare a questa prima edizione del premio, che ha avuto successo, e penso che il presidente ci preannuncerà fin da ora una seconda edizione per l'anno 2022. Bene, siamo stati molto contenti di vedere la nostra città invasa da tutti questi pittori, anche l'assessore ha riconosciuto la bellezza di vedere all'opera i pittori per la città. La giuria era composta da Borghini, giornalista, da Sabatini, un pittore, da Bruna Scali, una pittrice, da Sedoni, altro nostro pittore, dal fotografo Taddei. Quindi abbiamo avuto, diciamo, dei risultati soddisfacenti e credo che avremo occasione di rinnovare per il prossimo anno la nostra edizione. Grazie. I premi e gli attestati di partecipazione sono stati consegnati a nome dell'amministrazione comunale dall'assessore alla cultura Giulia Terreni, che nel suo saluto al pubblico ha ricordato quanto questa manifestazione sia stata importante oggi e lo potrà essere in futuro, perché ha portato tante persone a Empoli, poi i pittori sono arrivati anche con le famiglie, con degli amici, quindi anche dal punto di vista economico le zone qua intorno alla piazza dei Leoni hanno lavorato oggi, perché hanno avuto per fortuna persone a pranzo o a far colazione, perché questa manifestazione è iniziata di prima mattina e si è protratta fino a tarda sera, e infatti stiamo concludendo in questo momento. Quindi una manifestazione assolutamente da riproporre, perché poi ha consentito anche di dare visibilità con queste tele che da stasera torneranno nelle località di provenienza degli artisti, delle immagini di Empoli, stimolandone magari nell'osservatore anche la volontà di venire a visitare la città, soprattutto nei prossimi mesi che tu hai preannunciato saranno ricchissimi di eventi culturali e artistici. Sì, esatto, la manifestazione si è svolta oggi, questa domenica estiva meravigliosa, che ha permesso appunto a tutti i pittori di poter realizzare scorci conosciuti e meno conosciuti della nostra città. È veramente un piacere essere qua al Circolo Arti Figurative, perché un'associazione, un circolo di pittori che ormai porta avanti tantissime iniziative da moltissimi anni, e quindi è una delle associazioni storiche della nostra città, e sono contenta e ovviamente spero di potervi partecipare anche nei prossimi anni. Empoli quest'estate si preparerà, ripartirà proprio dalla cultura grazie alle manifestazioni e agli eventi che sono in programma per tutto il luglio empolese, ma anche per agosto, quindi un calendario ricco di eventi che spazieranno dalla musica classica con l'opera in Piazza dei Leoni, in Piazza Farinata degli Uberti, i concerti ovviamente dedicati, la classica dedicata a 2 grandi celebrazioni di questo 2021, che sono su Dante Alighieri e Renato Fuscini. Quindi noi quest'anno abbiamo creato una sorta di, dal teatro alla classica, alla musica, di eventi proprio ispirati a questi 2 grandi toscani che è giusto celebrare, e possiamo finalmente rifarlo
in questa estate un pochino più in sicurezza, ecco, grazie anche al piano vaccinale che sta proseguendo. E quindi l'augurio è quello di vedervi tutti quanti a Empoli, sia per le manifestazioni artistiche e non solo. Primo classificato di questa prima edizione del concorso di pittura estemporanea il Ghibellino, il pittore di Pinerolo Silvio Papale, che stamani si è fatto 400 chilometri e ora si accinge a rifarne 400, però secondo me valeva la pena. Sono soddisfatissimo del risultato, sono emozionato anche perché dopo un periodo così di chiusura, questo è il primo premio che prendo dopo un tanto tempo di chiusura, ecco, quindi sono emozionato, sono contento di tornare a casa portando questo ricordo di Empoli, questo primo premio che generosamente i giudici mi hanno attribuito. Sono molto soddisfatto, grazie. Lello Negozio si è classificato secondo, non ha fatto i 400 chilometri che ha fatto il vincitore da Pinerolo a Firenze, però se n'è fatti, a Empoli scusate, se n'è fatti 216 all'andata e fra pochino si accingerà a farne altri 216. Si tratta di Lello Negozio, che è di Fratta Todina, vicino a Todi, in provincia di Perugia. Abito a Fratta Todina, questa mattina sono partito abbastanza presto per venire a Empoli. Una cittadina che non conoscevo, però molto carina, molto bella, e io faccio il paesaggista come dipinti e mi sono messo giù, ho fatto questo paesaggio. Sono molto contento perché è venuto fuori un bel lavoro e quindi eccomi qua, non faccio altro che ripartire adesso abbastanza contento con tornare a casa. Ringrazio tutti. Ringrazio Borghini, il signor Borghini e tutta la associazione di Empoli. Grazie e arrivederci al prossimo anno, speriamo. Terzo premio al giovane artista di Cecina Marco Favilli, che i nostri telespettatori ben conoscono perché proprio in altre analoghe manifestazioni abbiamo avuto modo di presentarlo, proprio perché ha sempre ricevuto dei primi, secondi o terzi premi. Lo ricordiamo anche alla Cala dei Medici, al porto di Cala dei Medici, in un concorso dove mi sembra arrivò primo, e poi ricordiamo anche delle sue mostre personali a Castiglioncello e a Rosignano Solvay. Quindi una manifestazione che non ti vede per la prima volta partecipare, perché pur essendo giovanissimo sei un habitué di questi concorsi, però la città di Empoli, l'ammontare dei premi e la storia del Ghibellino, c'erano tanti motivi oggi per farsi il viaggio da Cecina a lasciare il mare, una giornata d'estate, lasciare il mare per venire ad Empoli. Sì, allora sono molto orgoglioso di aver ricevuto questo premio innanzitutto, e mi fa molto piacere essere tornato nella città di Empoli, c'ero già stato qualche anno indietro e soprattutto dopo due anni di inattività praticamente da estemporanea, solo studio, e è stato molto bello rivedere delle facce amiche che non si vedevano da tanto tempo. Grazie a tutti.